Abbiamo appena inaugurato il magico Natale a Fossombrone, con noi il sindaco Massimo Berloni. Prima pioveva, poi è nevicato, adesso piove quasi per niente, e speriamo, sindaco, che sia veramente un magico Natale. Beh, un magico Natale, perché innanzitutto mettere insieme un gruppo d'amici e tanta gente, amici intendo tutti i sindaci di tutto il territorio limitrofe, è una testimonianza di quanto credono, quanto sia importante Fossombrone. Quindi non è soltanto una cosa che hanno fatto nei miei confronti, ma l'hanno fatta sicuramente nei confronti di tutta la cittadinanza di Fossombrone. Ed è una cittadina, sindaco, che ha voglia di ritornare a vivere, di rinascere. Ha voglia, deve ritornare a vivere, deve ritornare a rinascere, come merita e come meritano i cittadini. Allora, l'assessore regionale Stefano Aguzzi, al quale chiediamo una sua prima impressione su questo spettacolo che, anche se deturpato dal maltempo, forse fa effetto lo stesso. Un bel peccato il maltempo, però vedi, la gente è ugualmente piena, quindi vuol dire che c'è stata una grande comunicazione e un grande affetto verso questa città, verso Fossombrone, e devo dire sinceramente è uno stato e uno spettacolo, ma un addobbo e una predisposizione davvero davvero meravigliosa. C'è un'aria ovviamente positiva, perché deve essere così, perché cerchiamo di reagire, perché abbiamo la grande soddisfazione di aver riportato quest'anno un bellissimo Natale a Fossombrone, e negozi pronti ad accogliere i clienti con tanta merce di qualità, e quindi grande soddisfazione ma anche grande gioia, perché questo deve essere come dire, un momento anche di gioia, ma allo stesso tempo deve essere, cerchiamo di far tornare Fossombrone alla ribalta del commercio anche e della vita cittadina. Bruno. Beh, dobbiamo fare di tutto per far vivere i centri commerciali naturali come questo, fare in modo che non si spengano e a tenerli attivi, soprattutto durante i periodi più importanti come il Natale. Dalla regione abbiamo notizie molto importanti su questo Natale, sembra che gli scambi commerciali durante il periodo natalizio quest'anno saranno oltre 1.300.000 euro nelle Marche, contro gli 800 milioni dell'anno scorso. Quindi l'aumento di vendite, di trade in questo periodo nelle Marche è un segnale positivo per il commercio. Noi stiamo sostenendo la riapertura delle attività commerciali nei borghi piccoli con un bando che è appena uscito, ma soprattutto cercheremo di rifinanziare il contributo ai centri commerciali naturali. Noi crediamo che il centro commerciale naturale debba essere il centro storico. Il vice sindaco di Fossombrone, Michele Chiarabilli, il quale torna a rivivere i tempi più belli di un tempo. Sì, perché anche oggi risentire la musica dei primi anni in cui avevamo lanciato quest'idea del magico Natale, che si chiamava Magic Christmas inizialmente, A quel punto è stato emozionante, è stato un rivivere i momenti in cui insieme a Proloco, quella volta si chiamava Associazione Forum Semproni, si era creato questo grande evento, e da qui oggi vogliamo ripartire per dare un grande segnale non solo a Fossombrone ma a tutti i territori e i comuni vicini a Fossombrone, che possono rappresentare un grande valore aggiunto anche per la nostra città e per tutta la nostra comunità.